Sì, però Pietro, lasciatelo dire, sei strano in questo periodo. Ma guarda come vai in giro vestito, sembri Jim Morrison. E poi pure questa storia, tutte le notti devi andare da Mattia e Giorgio. Io posso capire che tu ti senti in colpa. Ti senti in colpa perché loro sono andati a fare il benzinaio e tu tanto tempo indeterminato. Ma mi stai ascoltando, Pietro? Sì, ti ascolto. Certo, stiamo a parlare sempre delle stesse cose, eh? Università, Giorgio, Mattia, è normale che uno si appisola, no? Non parliamo mai di te, non mi dici mai come stai. Come stai? Insomma, al lavoro è un casino, c'è stata un'impennata delle ricadute. Cioè, ci sono in giro queste nuove pasticche che tu non sai nemmeno quante sono ricadute nel tunnel, che poi forse non sono nemmeno illegali. Sai che ha fatto, si stronzi? Fate cercare una sostanza che non è neanche dentro nell'elenco del Ministero della Sanità. E dai l'ergastolo a sta gente, guarda, sti figli di una mignotta. Vabbè, dai, non esageriamo. Perché c'è bisogno di mettermi di mezzo le famiglie? Che ne sai? Magari anche loro hanno alle spalle delle difficoltà mica da ridere, no? Magari Ma lo fanno per necessità. cos'è che stai dicendo? Ma guarda che questa è in Thailandia, in Cina, chissà, che tanto tutto da lì arriva e hanno importato la migliore droga di tutti i tempi e tu pure li difendi. Non credo che sia di provenienza asiatica, no. Penso più sia una roba autoctona, proprio italiana. Sai, il mito del Made in Italy resiste nonostante la crisi. Ma cerca di essere precisa. C'è sta cosa che le pasticche sono fighe, chi lo dice? Che vuoi che le dica a quelli che l'hanno provata, no? Sì, ma che dicono? Cioè che sono fighe nel senso fighe normali? Oppure che sono fighe proprio fighe fighe? Pietro, ma che se sei scemo? Scusa, era per fare conversazione, mi dice che non parliamo mai?